Luca, Daniele e Matt. Dove cazzo siamo? Nel senso... Siamo al Parco del Valentino. Col biondo studentino che ti stringeva nel cuore. Ricordi quelle sere? Che bello però, ragazzi, c'è anche la collina là dietro. Quella si chiama collina. La collina. Veramente? Cioè, quindi ho indovinato senza saperlo. Dentro c'è il castello. Ma ragazzi, voglio fare una domanda. Diciamo, questo è una specie del Parco Sempione di Torino, diciamo. Più bello. No, è molto più bello. Non fatti i campanilissi perché fai uno sputo. È vero, molto più bello. Va bene, ci credo capiallo, ma la mia domanda era se per i torinesi questo è quello che per i milanesi è il Parco Sempione. Sì. Cioè, siamo in zona centro comunque. Siamo in un bellissimo parco. Non siamo in periferia, non è un parco periferico. Perché io posso dire a Milano, venite al Parco Forlanini, che è vicino al nostro quartiere in periferia, bellissimo, è gigantesco, è uno dei parchi più grandi. Quello che avete fatto palestra eravate lì. Sì, sì. Mizzeca, ragazzi, Luca Hackman è appena cascato nella cosa e ora si piglia i pugni. Dai, daglielo, non si può non darlo. Sono buono. Vabbè, piano. Oh, se guarda tutti i video. Ieri abbiamo conosciuto il fratello di Luca. Sì, e ha detto che ci segue un sacco e che ha fatto una foto con noi, ma non poteva farti vedere perché sennò tu ti arrabbiavi. Facebook, ma che pezzo di esatto. Merda sei? Ma non è vero. Mio fratello gira per casa in mutande urlando iscrivetevi a The Show. Quindi io ho dei problemi gravi in casa. In mutande? Iscrivetevi a The Show, urla in casa, te lo giuro. Quindi ho dei problemi gravi. Che gira in casa mutando urlando iscrivetevi adesso. Aspetta, ti interrompo un secondo poi torno a dei problemi gravissimi mio fratello, è colpa vostra. Ok, sono tornato. Ora mi racconti. È vai. Bello. No, voglio dire prima che una cosa, Ale, che ieri noi abbiamo incassato i complimenti dei genitori di Doesn't Matter che ha detto che siamo meglio di Doesn't Matter, esatto. E i complimenti del fratello di Luca che ha detto che siamo meglio degli Hackman. Cioè per i familiari degli altri youtuber. Ragazzi, ma no, noi siamo una cosa cioè è una cosa ma bellissima. È normale perché la famiglia il proprio parente non lo apprezza troppo. Come no, a me mi cioè, mio fratello Peppino dice che è meglio di me, cioè nel senso quindi, non lo metto questo perché non voglio che appaia nei miei video. Aspetta, allora, me ne sentite un po' di parole di Torino. Allora, vediamo. Anche atteggiamento. Com'è? Con questo hai visto? Com'è? Com'è? Cioè, aspetta. Co2. Co2 con un po' di il po', ragazzi. Che pirla. Geniale. Guardate com'è limpida. Io sono in ciabatte, ragazzi, quindi posso volare dentro? Esatto. Com'è? Ok, ora ho la scabbia, ragazzi, è ufficiale. Guardate che figata, il palo che si siede, ragazzi. Bella, questa arte contemporanea. Cioè, è veramente spettacolare. Questo palo quasi londinese, diciamo, piegato quasi a rappresentare, diciamo, la sottomissione della tecnica umana al riposo. Cioè, anche ciò creato dall'uomo può e deve riposare. Lampione che è simbolo di luce nella notte oscura. Questo lampione rappresenta la luce nella notte oscura che si accascia quasi dolcemente come la Venere del Botticelli, che poi era in piedi ma era per dire un'opera, diciamo, e in questo quadro idilliaco composto da un Faggio e un Ettore. Ragazzi, ormai 7 mesi fa a Genova abbiamo aperto il secondo canale per soddisfare le nostre esigenze di poter fare video anche differenti dalle candid camera. Vi annunciamo qui oggi che abbiamo deciso di aprire il terzo canale. Risho sarà il nostro terzo canale, ragazzi, quindi mi raccomando, è importante, iscrivetevi a Risho. Sfuma! E ieri, ragazzi, siamo stati al Flowers Festival. Tre parole per descrivere la serata di ieri al Flowers Festival. Amo i cormorani. No, come si chiamava? Giusto, i cormorani. Grandissimi cormorani. I nostri nuovi artisti preferiti, ragazzi. Guardate. Ma va, l'hai presa qua. Perché tu hai mirato qua. Cioè guarda che mi è passata qui, l'ho presa qua con la mano. Abbiamo appena deciso, ragazzi, mangiando, che prenderemo un risho. Ma non è che Ale tu vuoi pedalare? Sei fuori questo caldo, ma neanche morto. Pedalerò io, secondo voi? Noi ci metteremo dietro, ma chi pedalerà? Nei commenti indovinate ora. Vi lo sveleremo fra 3, 2, 1.
No ragazzi, pedalerà Alberto. No, diranno, ma è la stessa persona, invece no ragazzi, guarda che bene. No. Sei pronto Albi? Prontissimo, sono svegliissimo. Si vede, vero? E quindi pedalerò per i The Show. Provare a fare un esperimento che potrebbe significare rompere la GoPro. Matt, mi servi tu, stai immobile. Prendiamo Risciò con Nicola, vieni con me. Ragazzi, è incredibile. Il balconcino del capello di Matt. Guarda, vieni Luca, fai un vlog. Di 20 minuti. Però il brutto è che non, cioè, non si vede lui. Sì, bisognerebbe trovare una soluzione. Ma guarda anche, aspetta, ho io la soluzione. Così si vedrà di sicuro. Credo. È uno sforzo sovraumano, te lo sto dicendo. Guardate, vedete, questo è quello che sta succedendo. Cammina all'indietro. Questa è la very steadicam, ragazzi. È incredibile. E poi c'è anche questo effetto. Ragazzi, è arrivato il momento che tutti stavate aspettando. La Grecia è uscita dall'euro? No. Ettore farà il bagno. Ragazzi, Alberto mi sta portando in una gita romantica. Lui pedala, io mi godo la gita. No, non ci posso per clandestini. Il putan turco al risciò, il putan turco al risciò, il putan turco nel risciò. Possiamo superare. Era birra. Doveva succedere. Te l'aspettavi? No. Ora ti abbronzerai. Nel video avevi detto che la birra fa bene per l'abbronzare. E poi ora, commisurata con le nostre salive, ragazzi. Mi sa che abbiamo sporcato un po' lo show. Ale, ma che cosa è successo? Sono finite le riprese. Sono finite le riprese MTV. Addirittura è finito. Di Alessandro. Sta a parte i People Tour di Tuber. Un'emozione. Mi serve una chiusa con tutto. Ragazzi, stiamo girando il nuovo episodio del Re Leone con Ettore nel ruolo di Simba. No, dobbiamo partire con Azevegna. Vai! Azevegna! Ma veramente? Singatare, singa la pataia. Singatare, singa la pataia. E Natale, singa la patata. Non volevo star qua. Non volevo star qua. Grazie intanto perché ci state seguendo in questo tour. Potete votarci se vi piacciono i nostri video, se ci state seguendo, sul sito di MTV che trovate in descrizione. È molto importante, votateci. Le riprese per MTV sono finite, ma noi non vogliamo farci mancare nulla. Stiamo andando a uno spettacolo live dei Pampers. Cioè, una tortura dopo un lavoro. Chi lo avrebbe mai detto che un giorno dopo averli seguiti per mesi su Colorado, mesi. Sicuramente i The Show sono qualche gradino in più del Doesn't Matter.